Namaste, io sono East Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Darkest Dungeon. È passato tantissimo tempo da quando ho registrato l'ultima volta, sono successe di tutti i colori. Se seguite solo questa serie vi aggiorno un pochino. Praticamente ho avuto il computer rotto per un bel po' di tempo e sono riuscito a ripararlo finalmente, quindi sono anche tornato a registrare in una qualità decente. Finalmente ho scoperto il problema annoso, insomma, che abbiamo avuto. Quindi per riprenderci vediamo di fare una run semplice. Alcuni editori non hanno ancora l'equipaggiato, ok, grazie per questo, perché c'è stato, tra l'altro, a proposito di questo, c'è stato un update, che è il Radiant Update, che ha aggiunto alcune cose, ad esempio una era questa, ma anche tante altre cose, tra cui mostri nuovi e la possibilità di fare una campagna facilitata, diciamo così, rispetto a questa invece che è la Darkest Dungeon. Ed è una preparazione alla grande espansione che invece ci sarà con Crimson Court. Vediamo di fare la nostra run con le erbe medicinali. Ci portiamo dietro il cibo, non ci portiamo dietro torce perché non ho soldi, però ci portiamo magari uno indietro di tutte quante le altre cose, una chiave e questo, e vediamo di imbarcarci. È una run veloce e corta, diciamo, quindi vediamo un po' se riusciamo a portarla a destinazione. Sicuramente vedrete caricamenti più veloci, meno scattosità in giro, e questo succederà in tutte le serie man mano che andremo avanti, quindi benissimo. E tra l'altro, come potete vedere, anche le mappe adesso hanno questa cosa un po' diversa. Non sono più semplicemente delle griglie, ma sono un pochino più complesse, ad esempio come lo è questa. Quindi vediamo di muoverci con Gustavo, Roy Barrow, Ale Bianchi e Scrooge. Non so se ciascuno di questi sì, mi sa che tutti hanno il nome già preso, quindi aiutatemi anche voi a capire effettivamente cosa, che nomi mancano, insomma, come al solito. E solo in descrizione, come sempre, trovate il video in cui potete lasciare un commento se volete iscrivervi per avere il vostro nome all'interno di questo. Qua abbiamo bisogno, se non mi ricordo male, delle bende. Perfetto, così abbiamo recuperato qualcosina e andiamo qua dentro e cominciamo. Ok, niente niente casini per adesso. È data per l'imboscata all'oscurità, vabbè, si sa. C'è una trappola, ok. Trappola mi ha dato 17 e mi ha dato il morbo, che adesso curiamo con l'antidoto. Perfetto, vediamo di andare avanti. Cimeli nascosti, ottimo. Quindi vediamo semplicemente di accumulare qualche soldino in più che magari ci servirà per recuperare, perché dall'ultima missione è andata un pochino maluccio. Ok, esplorazione, c'è un combattimento? Non c'è un combattimento, però direi che posso... Cioè, c'è un combattimento nel corso, ma io posso andarmene tranquillamente via, perché tanto devo esplorare il 90% delle stanze, quindi tutte meno una sicuramente, a meno che non sia qualcosa di diverso. Intanto mangiamo pure, non abbiamo ancora fatto un combattimento che sia uno. Sono 3, 6, 9 stanze, quindi è ancora più piccolo del solito, o sbaglio? Di solito erano 11, no? 3, 6, 9, quindi 90% vuol dire 8, nel nostro caso vuol dire sì, 8. Quindi vabbè, e tra l'altro sono anche corridoi più lunghi, come ad esempio lo è questo, quindi molto interessante questo cambio, insomma, di prospettiva del gioco, molto interessante. Ad esempio questo corridoio è cortissimissimo. Qui non abbiamo altre bende, quindi ignoriamo pure, andiamo a fare il nostro combattimento contro un po' di vermi e sputatela, quindi non dovrebbe essere così difficile. Abbiamo 7 a 13 danni con 80% di colpire, oppure possiamo fare bastione. No, andiamo con la bella carocchia sulla testa per cominciare. Vediamo cosa possono fare gli altri. C'è anche la nostra Scrooge che farà qualche danno probabilmente, oppure può fare morbo 1-2 con la possibilità di morbo. Questo no e questo no, quindi andiamo con questo. 5 danni non sono niente male. Tu hai la possibilità di fare raccolto e fare 3 danni a questo, oppure 4-7 danni, oppure fare cura. No, direi che fai questo allora. E adesso vediamo di attaccare il verme. Il verme lo attacchiamo con questo. Ottimo! Quindi tranquilli, tranquilli, tranquilli. Abbiamo un oggetto d'antiquariato che vale 500. E vediamo di continuare la nostra esplorazione. Ok, andiamo avanti di qua. Non mi sono portato dietro... Ah no, mi sono portato dietro la mappa, che ci dà la possibilità di esplorare qualcosina in più, ma...
Va bene lo stesso. C'è ancora qualcosina di carne. Ottimo che abbiamo anche due documenti e un bel po' di cibo, che fa sempre comodo trovare. Devo dire che è interessante questa cosa. Qua c'è la torcia. Ho comprato una torcia intatta, cioè che è anche disegnata, che non era disegnata. Se proprio dovesse servire una torcia, ce l'abbiamo. Se no, andiamo pure tranquilli avanti. Ok, due fungal scratcher e due funghi artiglieri. Allora, cominciamo con un bel raccolto, che dovrei fare un po' di dissanguamento in più. Tu hai la possibilità di sparare a tutti. Mancato, mancato, schivato, non ci voleva. Marchiare la preda. Se riusciamo a uccidere i primi due prima sarebbe molto meglio. Tra l'altro mi ha marchiato, io posso distruggere questo. Ottimo. A questo punto distruggiamo quelli dietro. Tu hai la possibilità di attaccare questo, fare un paio di danno. Appunto, ci siamo portati dietro Scrooge anche per fare qualche soldino in più in questo caso. Ok, un secondo marchio della preda. In teoria Gustavo Adolfo si può attirare un pochino il fuoco in qualche maniera. Attenzione che sono un po' di danni comunque. Allora, tu continua a uccidere questo. Tu carocchia su questo. Ottimo, c'ha 4 di energia già adesso. Così lo possiamo uccidere? No, c'ha pochissimo però. Tu attacchi entrambi, uno l'abbiamo ucciso e l'altro lo disanguiamo. Quindi va benissimo questa cosa. Credo ci sia da regolare un po' i volumi, tra l'altro, perché ad esempio i sottotitoli li ho dovuti rifare perché c'è l'opzione di metterli sopra anche i sottotitoli adesso. Qua spara pure a tutti. Beccato l'unico che non dovevi beccare, ma va bene lo stesso. Cioè l'hai beccato perché non si poteva muovere più che altro. Qua andiamo di carocchiata, che non è tantissimo. Attenzione allo stress di Roy Barrow. E mi ha dato anche il morbo adesso. Ok, allora, 6 danni. Tu vai di questo, gli facciamo altri 2 danni. C'è il dissanguamento, quindi questo è praticamente morto. Tu allora cominci a curare, fai una cura da 2, una cura un po' schifosa, ma almeno c'è. Tu vai contro questo. E tu vai con la carocchia, perfetto. E abbiamo vinto perché questo muore automaticamente al prossimo turno. Perfetto, 6 danni si è preso addirittura. Ok, prendiamo su tutto. Apriamo questa. Usiamo la chiave. Sempre comodo. E tiriamo su tutto. Perfetto. Perfetto. Perfetto, perfetto. Tu hai 12, tu hai 6 di energia. Tu hai bisogno di curarti. E anche tu hai bisogno di curarti. Morbo non lo possiamo curare. Questo lo uniamo qua. E continuiamo la nostra esplorazione avanti. Qua c'è una battaglia purtroppo. Vabbè, sono 3 danni. Non sono ancora tantissimi danni. Finalmente ho ottenuto un autentico oggetto inquietante. Oddio. Ah, perché ce l'ha con i morti lei. Arg. Si è presa 6 danni in questa maniera. Qua ci abbiamo la vanga. Ed entriamo qua dentro allora. C'è nessuno? Non c'è nessuno. Ok, allora andiamo di qua. Ci abbiamo qualcosina di bottino. Va benissimo. Qua c'è ancora un danno. Ok, già hai 2 danni da prenderti. Mangiate pure. E dovremmo avere forse l'ultimo combattimento qua. Vediamo se riusciamo a farcela. Ok, 2 accoliti e 2 fungal scratcher. Direi che cominciamo da questo, così distruggiamo subito uno dei due e evitiamo che faccia troppo stress, perché siamo già a 83 di stress qua. E tra l'altro stanno tutti stressando lo stesso. Aia, 100! Terrorizzato, e vai! Cominciamo bene. Era un po' che non giocavo a questo gioco, però cavolaccio. Ok, sono già tornato a 96, il che è buono. Qua io proverei a fare questo, ottimo, che c'ha un'uccisione lei. E tu hai la possibilità di fare l'assolo. Mi sposta avanti di 3. Fa danno. Danno eroe, colpo critico. Sì, non mi dice quanti danni fa però. Modificatore danno meno 100. Ok, però gli faccio meno 10 alla precisione. Questo fa dissanguamento 2-3 danni e questo fa falciare, fa dissanguamento al 100% su questo. E poi dovrei riuscire a fare ancora qualcosina.
Allora, 4 d'energia, un po' brutto come cosa, sperando che non ci muoia Roy Barrow. Aia. Ok, mi ha spostato lui alla fine. Allora, qua andiamo di Carocchia. Ottimo critico, c'ha 1 d'energia però. Bastava un danno in più. Qua andiamo di questo a sto punto. Avrei dovuto spostarlo. Qua facciamo così. È rimasto uno praticamente che possa farmi danno. Colpo tentoni. Attenzione a lui che non si fa male da solo. E tu attacca. Attacchiamo il più possibile adesso per far prima. E tu spostati qua. Ne ho avuto abbastanza, non ce la faccio più. No, perché salti il turno? Ok. Non ha saltato il turno almeno. Ok, lei è venuta avanti, ottimo, così possiamo cominciare a attaccare. Aia. Ancora più stress. Dai, un bel critico. No, c'ha 3 di energia. Ancora colpo a tentone. Attenzione che c'ha pochissimissima energia. Tieni duro, brava. Tu hai la possibilità di fare. Ah, meno stress. Vai di meno stress a sto punto. Proviamo a evitare lo stress. Punto di morte rischiato. Madonna. C'ha 1 d'energia. Madonna, che rischio. Ah, dai, che ce la possiamo fare. Allora, tu attacca lei. Ottimo critico. Ottimissimo critico. Tu puoi fare qualcosa da là dietro. Devo fuggire, devo scappare. Passa il turno. Bam! Ok, ce l'abbiamo fatta. Rischiando, ma ce l'abbiamo fatta. Prendiamo su tutto. Rimettetevi in posizione originale. Ordine gruppo standard. Tu curati. Perfetto. E adesso abbiamo solo da esplorare questa. Ma c'è ancora un combattimento da fare. Purtroppo. Qua c'è l'acqua santa, non mi ricordo mai però. No, forse è la torcia. No. E allora lasciamo stare. E andiamo a fare l'ultimo combattimento? Cioè abbiamo altra roba da poter utilizzare. L'acqua santa, sì, come buff. E basta. Allora andiamo avanti. Sperando che non sia un combattimento difficile. Oh, briganti. Oh, briganti, briganti, briganti. Raffica tappeto, bam, su tutti. Maledizione. Andiamo di sanguinamento 3-1-2. Ok, zampa. Aiaiaia. Aiaiaia. Scrooge rischia di morire adesso. E non è morta, per fortuna. Curati. Riacquisto la vista. Madonna, che casino sta missione. Cioè, come niente, rischio di perdere tutti. Di nuovo, punto di morte. Scappiamo? Uno d'energia, di nuovo. Di nuovo punto di morte, ma siamo ancora vivi. Dai che ce la possiamo fare. Forza, ragazzi. Possiamo andare adesso? Forse? Paranoico! Madonna, che casino sta missione. C'è una cosa che può colpire tutti? Ok, fuori uno. Questo c'ha 7 energia. Dissanguamento 3 vuol dire che è morto. Dai. Schivato. Punto di morte di nuovo. Tu uccidi lui. Questo muore. Tocca a lui. No. Meno stress. Non vuole. Meno stress. Ok. Abbiamo un problema però. Lei si prende un danno per 3 turni e c'ha 0 d'energia. E dobbiamo fare ancora questi passi. Ok.
Ok, siamo ancora vivi. No! Ma che cavolo! Ok, coraggio alla fine. Proprio alla fine, alla fine, alla fine. Qua questo costa 250. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Che fastidio quando succede. Chiudi. Entriamo qua, adesso finiamo la missione. Esatto. Torniamo al borgo. Torniamo al borgo perdendo però una persona, purtroppo. Però almeno abbiamo recuperato un bel po' di tesoro, che era il nostro obiettivo. Abbiamo speso 1000, abbiamo recuperato 10.000 praticamente. Quindi molto bene, abbiamo recuperato anche un bel po' di cimeli. Facciamo prossimo pure. Loro hanno fatto un po' di esperienza e lui ha pelle dura, ottimo. Occhio di falco molto buono per Roy Barrow, però abbiamo perso Scrooge. Quindi vediamo adesso chi c'è disponibile da poter tirare dentro. Abbiamo un po' di gente disponibile finalmente di nuovo. Sì, tutta sta roba. Allora, loro hanno fatto la loro settimana, sono tornati. Ace the Brave si sente forte e possente dopo aver messo alla prova la carne. Abbazia, Ace the Brave ha sopportato la flagellazione, non è più offensivo, ottimo. Lei è senza fede, Marina Redblood però è a posto. Alicia è a posto. Saladar ha fatto il giro al bordello ed è a posto. Gotrek non ha... abbiamo perso 750 di d'oro. Questo non è stato tradotto, ma ogni tanto succede, però non è più egocentrico. Abbiamo 10.000 soldi, quindi possiamo imbarcarci per un'altra missione. Prima di fare questo, diamo un'occhiata un attimo alla diligenza per vedere se c'è qualcosa. C'è una vestale, un soldato, un occultista e un ladro di tombe. Mettiamoli in ordine di classe, perché vorrei cercare di capire quanti doppi abbiamo in ordine di classe. Perché abbiamo 25 persone e sono... Gustavo Adolfo è da solo, quindi... Questo è Malvasin. Ok, c'è lo stesso nome di un altro Malvasin che avevamo, se non mi ricordo male. Allora, abbiamo un mercenario, no, come si chiama? Soldato. No, ne abbiamo due perché abbiamo anche retro. Perché vi metto in ordine di classe e non vi mettete in ordine di classe? Ah, perché mi mette loro tre primi, giusto? Devo uscire un attimo dalla diligenza, entrare qua e togliere voi tre. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Quindi se adesso vi metto in ordine di classe, abbiamo Saladar che è da solo, Sel Beltway e Ace the Brave che sono i due Templari, i due crociati per la precisione, loro due che sono i due cosi, loro due, ok, loro due. Loro due, loro due, loro due, loro due, loro due, loro due e loro due. Ok, quindi abbiamo tutto in due. A parte Saladar che è da solo. Quindi abbiamo 12 classi doppie. Una classe singola, cacciatore. Quindi queste ci sono tutte. No, non abbiamo più. Dove sono gli occultisti? Ok, Kadrin e Star Power, ottimo. Vestali ne abbiamo due. Soldati ne abbiamo due perché abbiamo Mr. Santi. Occultisti abbiamo visto che ne abbiamo due. E ladri di tombe ne abbiamo due perché sono Roland e Alicia. Ok, quindi questo giro non prendiamo nessuno, ma almeno sappiamo qualcosa in più. Grazie ancora della visione, ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave!